Non era di quelle spiagge affollate di turisti, ma tanta gente del circondario, principalmente famiglie. Anche se non mancava chi andava lì solo il tempo di un bagno, una nuotata e un po' di sole. Si affacciava sul golfo a forma di orecchio umano, quello che dà sul mare di Sardegna. Di fronte vigilava Capo San Marco con il suo faro e il colle, ove svettava la torre aragonese sovrastante l'antica Tarros, che prima dei Fenici aveva ospitato i sardi nuragici. Alla sinistra, da dove veniva il libeccio quando il maestrale era a riposo, un muso di delfino, Capofrasca. Abba rossa, acqua rossa. Faceva molto caldo quella domenica di metà luglio. Il sole avvampava l'aria e picchiava a martello. Sabbia rovente che muoversi a piedi nudi era impresa da fachiro. Doveva sbrigarsi a piantare l'ombrellone. Lo estrasse quindi dal fodero, prese la parte di sotto e la infilò nella sabbia. Ma cribbio, non scendeva più di mezzo palmo. La tirò su e si accorse che le mancava la punta, che chissà in quale dannata spiaggia ora marciva. Fece quindi una buca con le mani fino a ottenere la necessaria profondità per infilarci il bastone orfano del suo terminale. Lei intanto non perdeva una mossa, immobile come una sfinge sotto il sole cocente, a dir poco bella con quel costume giallo vivo che dava forza a una stagionata abbronzatura, con quei capelli nero corvino tenuti da una fascia intinta, con quel corpo asciutto e scultoreo, ma dalle giuste rotondità. Ma che ci faceva Livio su quella spiaggia ignota ai flussi turistici?